Tutti da di zia alla mani in pasta. Allora, molti di voi mi hanno chiesto di realizzare le frise pugliesi, da farle passo passo. Allora, infatti la ricetta di oggi sarà proprio quella, le frise pugliesi. Andremo adesso a vedere gli ingredienti. Ci occorreranno 600 g di farina di grano duro, 15 g di sale, un cubetto di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero, 10 g di olio di oliva e 300 g di acqua. Adesso andremo ad impastare le nostre frise. Allora, innanzitutto andremo a pesare l'acqua. Ci occorreranno, come ho detto, 300 g di acqua. Ok, 300 g di acqua. Poi metteremo il lievito, birra, zucchero e andremo a riscaldare l'acqua con il nostro bimby per 2 minuti 37 gradi velocità 1. Adesso aspetteremo che si riscaldi la nostra acqua per continuare il nostro impasto. La nostra acqua è quasi finita, ecco, ok. Adesso andremo ad inserire la farina. 300 grammi, 600 grammi, scusate, di farina, 5,50, 600 grammi di farina, azzeriamo, 10 grammi di olio, ok, e il sale per ultimo, 15 grammi di sale, vabbè, 15 grammi di sale. Ok, adesso andremo ad impastare per 3 minuti velocità spiga. 3 minuti velocità spiga. Una volta impastato faremo le nostre forme da mettere nella teglia a lievitare. Ok, è pronto. Come vedete, un bimby è comodo da fare l'impasto, molto pratico. Qua. Adesso andremo ad impastarlo un po' con le mani. La pasta di grano duro è favolosa. Le cose con la pasta di grano duro vengono benissimo. Poi il pane, faremo anche il pane le prossime volte. Le pucce, faremo i pizzi, le cesi, faremo di tutto. Andremo a fare ora dei cilindri che formere, da fare uno sull'altro per formare le nostre friselle. Ora vedrete. Adesso andremo a tagliare dei pezzi lunghi così, così. Li faremo tutti uguali, in modo che poi li dovremo sovrapporre. Adesso faremo in questo modo, tipo taralli. Questo è uno, poi andremo a prendere l'altro e lo sovrapponiamo di sopra, così, così. Ecco, ora lo metteremo a lievitare nella placca del forno. Ne faremo un altro, così. Questi andranno almeno per un paio d'ore a lievitare in forno spento con lucina accesa. Ecco qua, ho finito di sistemare le nostre frise. Come vedete, ho fatto dei taralli uno sull'altro, sovrapposti, e adesso andremo ad aspettiamo il raddoppio. E quando avrà finito il raddoppio, le inforneremo a 200 gradi. A metà cottura le taglieremo in mezzo e poi le frise diventeranno praticamente il doppio, quindi andranno messe in due teglie e andremo a finire la cottura. Quindi ci vediamo dopo per la lievitazione. Le nostre frise sono lievitate e adesso andremo ad infornare a forno ventilato a 200 gradi per circa 40-50 minuti.
Ok, io vado nel fornare, ci vediamo dopo. Come avevamo detto, a metà cottura andremo a tagliare le nostre friselle. Ho messo uno scottex perché mi brucio. Allora, adesso vi faccio vedere come dovremmo fare. Un bel taglio. Ecco qua. E le andremo a mettere sulla nostra placca. Adesso ne farò un'altra, vedete, di nuovo. Attenzione che bruciano. Ecco qua. Ecco qua, le nostre frise sono tagliate. Adesso andremo a continuare la cottura. Per adesso abbiamo fatto 20 minuti e adesso andremo a fare altri 20 minuti circa. E se vedete che non sono dorate, potete accendere il grill, così si dorano un altro poco. Ecco, adesso andiamo a continuare il forno, ok? Ecco qua, le nostre friselle sono pronte. Vedete, sono belle dorate. Allora, io intanto, visto che è ora di pranzo, non arrivo a stasera, sinceramente, e me le sono anche preparate. Allora, le ho messe a mollo poco poco nell'acqua, qualche secondo, e le ho guarnite. Ci ho messo anche del peperoncino, olio, sale e origano, con dei bellissimi pomodorini. E adesso non resta che gustarcele. Allora, la mia video ricetta delle friselle pugliesi è fatta. Vi auguro una buona giornata e vi auguro una buona visione. Mi raccomando, guardatemi. Ne vedete delle belle, mi raccomando. Ci tengo tantissimo. Un bacione a tutti da Tiziano Vanno in Pasta.